This is the Rexen 91 Show. Hey Warriors! Welcome to the Sasha Warriors Show nuovamente qui per un altro video gameplay. Questa volta di Dark Souls con Kuoto. Oh yeah, baby! Quindi, siamo arrivati qui, abbiamo ucciso il demone Capra e con tre colpi. E lo so, è stato fighissimo per tutti, soprattutto per me. E adesso dobbiamo andare a uccidere il drago Vajaija. E sì, lo so, tutti quanti stavate aspettando per vedermi uccidere in tipo one shot, one kill il demone. No, ok, non succederà mai, perché è un boss di Dark Soul. Ma dopo aver sconfitto il demone Capra in tre colpi, sono abbastanza fiducioso. Molto fiducioso. Quindi tu sei una puttana, lo sappiamo. E anche voi non siete male. Siete delle grandissime tope. Ha 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 ha. Sì, lo so, è un... ho detto una minchiata. Ne sono a conoscenza. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti, non c'è problema. Oh già, qui c'era lo stronzo che dovevo eliminare. Allora, buondì. Chi viene? Tu. E mi aspetto anche, esattamente, anche tu. Anche tu. Boom. Mamma mia, adoro quest'arma. Adoro la spada del Re Cavaliere. Mio Dio. Oh, finalmente mi hai dato un'umanità. Grazie, grazie. Ti ringrazio tantissimo. Poi andate a fanculo. Ok. Qui invece non c'era niente, vero? Yup. Se solo si potesse uccidere il drago Vajaija qui con l'arco sarebbe fighissimo. Ma non è una cosa presa in considerazione. Magari un tiro a palombella, che non si può fare, lo so. Ma magari, se sa mai. Mi sembra fosse di qua. Sembra che dovessi andare per di qua per arrivare al gigantesco. Yes. Buongiorno. Wow, mi ha tolto un frappo di equilibrio. Complimenti, sir. Complimenti vivissimi. Peccato che gli ho fatto il culo. Ah, adoro prenderli per il culo. Allora, lì c'è lo scudo del ragno per abbassare l'avvelenamento. E al momento siamo messi così, quindi non ci serve. Ma se a voi vi servisse, lo trovate lì. Boom, boom, e boom. Apriamo quella porta, così la possiamo usare come shortcut se dovessimo per qualche strana ragione crepare. Spero di no. Spero che il drago Vajaija lo facciamo in una botta sola. Anche perché cazzo, abbiamo 4 minuti. A sto giro ce la dovremmo pure fare. E dato che sono umano, qui dovrebbe tecnicamente... Madonna! Ok. Sto avendo un po' troppa fiducia nelle mie capacità e questo mi piace poco. Perché potrei crepare da un momento all'altro. E qui dovrebbe apparire il... dovrei essere invaso. Sono anche online, no? Che sono anche online. Che ci sia qualche problema. Oh, eccolo qui. Lo spirito oscuro Kirk, cavaliere delle spine, ti ha invaso. Mamma mia, sta infatterol. Dai, Kirk,
Sul serio, mi fa pena quest'uomo mi fa una pena allucinante, Kirk. Quest'uomo viene sconfitto ogni volta, da tutti. Anche dal più... No, io in realtà la prima volta crepai. Però abbiamo una spada leggera dentata, non ci facciamo un frappo. Andiamo avanti, va. Che è meglio. Allora, tu qui... Oh, oh! Che cazzo, dovevi proprio rompere i coglioni, se no non eri contento. Fottutissimo ratto di merda. Ok. Mi dai una titanina? No, neanche per il cazzo. Proprio la gentilezza ce la siamo scordata. Beh. Ehi! Grazie! Ok, dammi il tuo gesso. Gioia! Yeee! Gesso imparato! Ora, prima che crepiamo... Muschio purpure. Non l'avrei voluto usare così tanti muschi purpure, veramente. Perché avrei preferito di no. Avrei veramente preferito di no. Resina, cassa... Anche se in realtà possiamo comprarli dalla non morta, quella che si trova dopo il demone capra, quella dove abbiamo aperto lo shortcut. Ora vediamo, perché non so... Non so effettivamente quante me ne potrebbero servire. Perché è vero che siamo tank e siamo resistentissimi, ma è vero che abbiamo poca resistenza all'avvelenamento. E a Blighttown ci apriranno il culo con l'avvelenamento. Soprattutto durante il pezzo della palude dove c'è Killag. Lì veramente sarà tosta. Ora, dato che il drago Vajaja lo voglio fare il più in fretta possibile, e dato che c'è la possibilità... Oh, poi in ogni caso aumenta sempre la forza, aumenta la i punti vita del Bob, del boss aumentano, quindi anche quello è da calcolare. Però dato che abbiamo la spada del re cavaliere, ho ammazzato cazzo, ancora non ci credo che ho ammazzato il demone capra con 3 botte. Dai. Oh, infatti dicevo, cazzo, dai, sbrighiamoci, su via. Quanto cazzo vuoi aspettare? Allora, okay, questi sono un po' mongoloidi, andiamo. Sover, grazie. E adesso andiamo a combattere il maledettissimo drago Vajaja. Buongiorno. Sì, lo so. Sei un bijou. Sei un vero bijou. Ok, adesso andiamo via. Voi intanto... Oh mio Dio, low track, già gli stanno aprendo il culo. Ok. Dovrebbe essere quella del... Mea culpa, ho sbagliato tantissimo. Ok, forse ho effettivamente... No. Vai via. Vai tanto via. Oh, e tagliagli sta cazzo di coda. Oh, ascia bipenne del Red Drago. Dai, cazzo. E la coda è andata. Dai. Ok, mi dis... Oh! Non mi dire che mentre mangia non può essere attaccato. No, che ditata. Fantasma di Lautrec è stato sconfitto. Boom. Ok, adesso siamo nella merda. Ah, non hai la coda. Quanto mi dispiace. Ecco, però adesso si gira. E se la prende con
Il povero Soler. Ora se la prende con me. Dai, cadi! Fai quel cazzo di attacco! Oh, brava! Boom! Oh, ci voleva tanto! No! Dai, cazzo! Chiave della città infame! Soler! Grazie! Lo trec! Se vediamo, sei morto, mi dispiace. Sei stato bravo. Tanto poi te vengo a ammazzare pure io, quindi non ti preoccupare per questo. Equipaggiamento. Lascio pimenna del Re Drago, che sì, è tipo una belva, ma richiede 50 di forza. Ed è, ovviamente, ve la faccio anche vedere, perché magari qualcuno dice, no, voglio vederla. Com'è? Così. Ed è una belva immonda. Ma finché non abbiamo, credo, la metà della forza, quindi 25, non credo che... No, neanche. Credo neanche con 25. 39.000. Mi chiedo se sia il caso di andare a... E io credo proprio di sì, di andare ad aumentare un po' di statistiche prima di buttarmi a Blighttown, perché sennò mi apriranno il culo. Mi sono scordato... Ah no, no, è una torcia. Per un momento ho detto, cazzo, mi fossi mica scordato qualche drop strano che mi ha fatto. No, no, è una mia impressione. È una mia impressione. Quindi comunque siamo all'ottavo gameplay e siamo a Blighttown. Non procediamo male, non procediamo per niente male. Potremmo andare anche più veloci, ma... No, in realtà sto dicendo una cazzata. Sto andando abbastanza veloce. Quindi voglio portare a... 20? Sì. Portiamo a 15 vitalità, ok. Era anche il momento di farlo. E adesso voglio togliermi un piccolo sfizio e perché me l'avete chiesto e quindi voglio togliermi questo sfizio. Anzi, voglio togliermi questo sfizio di fare un dual wielding con queste. Io non so se è fottutamente possibile. Cioè sì, è possibile. Ma mi apriranno tanto tanto il culo. Ok, facciamola. Allora, la faccio con i topi. Perché poi a Blighttown, sul serio. A Blighttown mi romperebbero il culo con una... con una roba del genere. Madonna. No, tolgo un cazzo e niente. No. Andiamo dai topi. Topini. Hello? Mr. Mouse? Boom! Boom, baby! You're gonna die tonight. Allora, questa è andata, questa è andata, questa è andata. Bene, ok. Abbiamo fatto un minimo. Proprio un minimo di dual wielding con questa roba. Anzi, in realtà, mi chiedo, e se io facessi così? Potrebbe non essere male, ma poi vedremo. Poi vedremo. Quindi usa chiave della città infame. Poi come si satura il colore alla città infame, ti fa proprio capire qui è una merda. Preparati a tantissima merda. Ma proprio tanta tanta tanta. Buongiorno. Voglio vedere. Madonna. Ok, dammi i tuoi escrementi. Wow. Ragazzi miei.
Boom! I danni. Lo ammetto, siamo veramente OP. Siamo veramente tantissimo OP. Ma che vogliamo fa? È capitato. Però hanno un botto di equilibrio, tocca dirlo, sì, così. Due colpi di spada del re cavaliere a più 3 e ancora hanno equilibrio. Certo, voi invece... Ah, voi vi... proprio vi sciotto tranquillamente. Dammi tutto. Ok. Adesso ho preso il tempismo adatto. Oh, vieni qui. Non fai il cazzone. No, 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 porca puttana ladra. Mannaggia, Quinto Dice. Stronzo schifoso, muschio purpureo. Allora, credo che ce la potremmo fare se mi sbrigo a prendere un Estus. Wow, ce la potrei anche fare ad arrivare e voglio tentare il salto per prendere la spada. Allora. Mamma mia! Ok, che culo. Allora, togliti questo, 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 questo. Bene. Sei sexissima, culetto. Ora. Così, perfetto. E... bomba! No, 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 non fare la stronza. Allora. Qui. E vai qui. Vai, vai. Accendi, 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 accendi. Siediti! Brava bambina. Bravissima. Ora, riposa. Ravviva. E rimettiamoci la roba. No, 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 no. Non credo di poter... 8000. Posso salire? 8002. Però allora, se ne ho 8002 e si può salire con 200, mi prendo questa, che me ne dovrebbe dare 200. E si avanti... Ah, dai, 4 punti di... Ok. Prendine un'altra. Guardate, eh. Elmo del cavaliere Elite. Elite, Elite, Elite. Ok. E aumentiamo forza a 25. Vai. Stiamo andando bene, 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 bene. Siamo a 18 minuti. Ma due minuti, un paio di minutini, voglio vedere se riesco ad arrivare il più vicino possibile a... alla palude, in modo tale che, caso ci proviamo, nel prossimo video gameplay possa tentare di fare Killag e suonare la seconda campana. So che tecnicamente potrei facilmente non farcela, anzi è molto facile che non ce la faccia. Voi cosa dovete scendere? Sì, lo so, e... in realtà per sbrigarmi avrei... No, in un minuto non ce la farò mai. Però magari che ne... Oh, 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 oh! Non so se... avete visto? Ho premuto R1 e faccio... Mannaggia, sti bug. Sti glitch. Allora, scendi qui. Scendi qui. Ci faremo i cani. Oh, oh, oh! Ah, è vero, una mano non muore. Fortuna che gli ho tolto l'equilibrio, però. Vieni qui, bambino. Boom! Madre di Dio. I danni. Bene, quindi, dato che... mi sembra che da qui il cazzone non ci prende,
mi fermo qui. Facciamo un salutino veloce a tutti quanti voi dalla vostra culetto. Termino questo video in play, ci vediamo al prossimo video in play, sempre col vostro Rax91. Vi ringrazio come sempre, colgo l'occasione per ringraziarvi tantissimo per tutto il supporto che mi state dando, siete fantastici e vi adoro. Quindi ditemi quello che volete, scrivete nei commenti, commentate sempre, a me fa sempre piacere ricevere i vostri commenti, li leggo tutti e quando posso rispondo a tutti. Non sempre riesco perché siete tantissimi, ma ci provo e mi piace leggere i vostri commenti. Quindi ho colto l'occasione che avevamo un altro minutino per ringraziarvi tantissimo, dal profondo del mio cuore vi ringrazio tutti quanti per tutto il supporto che mi state dando e spero che continuerete a darmi e noi ci vedremo per un prossimo video in play. Ciao a tutti, bravo, Rax91. Oh yeah!